illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola. Grazie, signor Presidente, onorevole Ministro. Tra le proposte legislative in sede unionale al fine di novellare e armonizzare il sistema dell'etichettatura è al vaglio un nuovo sistema denominato Nutri-Score, sviluppato in Francia, che identifica i valori nutrizionali di un prodotto alimentare della stessa categoria, considerando quantità fisse pari a 100 grammi di prodotto utilizzando due scale correlate, una cromatica divisa in 5 gradazioni di colore dal verde al rosso e una alfabetica dalla lettera A alla lettera E. Illustri nutrizionisti italiani con fermezza hanno valutato negativamente il Nutri-Score perché è poco chiaro. Facendo un esempio pratico, il Nutri-Score considera l'olio d'oliva un cibo meno sano di bevande di produzione industriale gassate e zuccherate, fornendo ai consumatori un'informazione inesatta. Ove adottato, il Nutri-Score determinerebbe certamente un'ingiusta penalizzazione di numerosi prodotti agroalimentari italiani. Pertanto, in un settore di eccellenza del Paese, vedrebbe danneggiato quasi l'80% dei prodotti a denominazione di tutela, come Concluda. DOP e IGP. Si chiede quindi di sapere quali iniziative di competenza ella intenda adottare in sede unionale per evitare l'adozione del Nutri-Score a causa degli effetti dannosi che arrecherebbe alla salute dei consumatori e al sistema La produttivo ringrazio. agroalimentare nazionale. Il Grazie. Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministro. Allora, ringrazio il collega Cerreto e tutto il gruppo che ha presentato questa question time. È stato richiamato il problema del Nutri-Score. Dico problema e vado a definirle le ragioni. La tematica evidenziata dall'onorevole interrogante riveste una rilevanza strategica per il sistema agricolo e agroalimentare italiano. L'applicazione del Nutri-Score produrrebbe effetti discriminatori verso le eccellenze alimentari, condizionando i consumatori e indirizzandoli, come molte multinazionali auspicano. Noi riteniamo che questo sia lo scopo di questo provvedimento, verso dinamiche di mercato in aperto contrasto con i criteri che hanno permesso di iscrivere la dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Basti pensare che sarebbero qualificati come insalubri prodotti di assoluta eccellenza. Lei ha citato l'olio, le cito il parmigiano. A tal fine, in occasione della mia partecipazione alla Commissione europea Agrifish del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre scorso, ho voluto trattare il tema proprio per esprimere la nostra contrarietà assoluta al Nutri-Score. Al Commissario europeo dell'Agricoltura, ai miei omologhi di Spagna, Austria, Polonia e Francia, anche la Francia, ho esplicitato che la nostra contrarietà è ferma ed è stata sostenuta da atti parlamentari approvati all'unanimità. Ho chiesto inoltre di costruire un percorso insieme per valutare su questa nostra richiesta e su altre proposte comuni una strategia a difesa dei prodotti di qualità e del modello agricolo italiano ed europeo, che rappresenta a livello mondiale un modello di eccellenza per la produzione e anche per la sostenibilità. Essere contrari al Nutri-Score non significa certamente essere contrari ad informare il consumatore. È per questo che vogliamo contribuire a proporre uno strumento che garantisca un'informazione altrettanto rapida, ma ben più completa riguardo ai singoli prodotti e al loro modello produttivo e alla loro qualità reale. Lo strumento che proporremo, lungi dal favorire alcuni modelli o addirittura alcune aziende, sarà dunque più chiaro e approfondito per il consumatore e consentirà di compiere una scelta consapevole, è l'obiettivo di questi strumenti. Difenderemo in Europa la visione strategica italiana e lavoreremo per costruire un'Europa più forte. Questo è certamente un obiettivo, ma in grado di favorire i prodotti di qualità che costituiscono il pilastro fondamentale per la nostra economia e, se mi permettete, anche per la nostra cultura. Ringrazio Ministro Lollobrigida, ha facoltà di replicare la deputata Caretta. A lei la parola. Grazie Presidente, grazie Ministro, mi dichiaro assolutamente soddisfatta della risposta e sono lieta finalmente di aver potuto constatare in modo evidente l'impegno delle nostre istituzioni nel tutelare il nostro comparto agroalimentare e conseguentemente il nostro interesse nazionale. A domanda precisa è seguita una risposta puntuale da parte di un ministro di un governo patriota,
nato con l'intento unico di operare nell'interesse dei cittadini e delle nostre eccellenze agroalimentari, che dobbiamo sempre sottolineare e mai dimenticare che rappresentano uno dei punti di forza del Made in Italy in tutto il mondo. Il Nutri-Score è uno strumento che non garantisce la tutela dei consumatori, anzi tende deliberatamente a confonderli, con l'obiettivo palese di mettersi al servizio degli interessi delle grandi lobby francesi e nello stesso tempo di mettere in difficoltà la nostra produzione agroalimentare. Come Fratelli d'Italia saremo sempre dalla parte di un governo che mette i consumatori e i cittadini al primo posto. Grazie quindi Ministro per questa risposta, le auguriamo un buon lavoro, noi saremo sempre al suo fianco.